vorrei che se si avvicinassero a me l'onorevole Giaccone, l'assessore Protopapa, il presidente della provincia Paolo Lanfranco, l'assessore comunale del comune di Asti Mariangela Cotto, il consigliere comunale Angelica Corino e il vicepresidente della Coldiretti Asti Gianfranco Torelli. Allora, voglio accanto a me, abbiamo l'onore e la fortuna di avere una rappresentanza di tutte le istituzioni a livello nazionale, l'onorevole Giaccone, l'assessore Protopapa, il nostro presidente della provincia, Mariangela Cotto che ora è assessore comunale, però è una san giorgese acquisita, perché nel corso degli anni, un attimo di attenzione per favore, nel corso degli anni c'è sempre stata vicina anche nei momenti difficili, perché io quando non sapevo dove andare a sbattere la testa da sindaco novello, lei era assessore regionale, quindi correvo piagnucolando da lei e lei mi ha sempre accolto come un amico. E di questo ti dobbiamo veramente ringraziare, proprio San Giorgio, tu sei nel cuore di San Giorgio e dei San Giorgesi, perché per noi sei veramente stata una mamma. Nei momenti di sconforto, ti ricordi quando è bruciata quella casa di quella povera gente, non sapevamo dove andare a sbattere la testa e ci siamo rivolti a te, e grazie al tuo aiuto siamo riusciti a ricostruire la casa attingendo a tutti i finanziamenti possibili e immaginabili, e poi altre volte per cose anche più superficiali, però ogni volta abbiamo bussato alla tua porta, tu hai sempre risposto presente. Mariangela, sicuramente sì, Mariangela, grazie col cuore, proprio un grazie a nome di tutta la comunità di San Giorgio. Allora, vi ho voluto qua accanto a me per fare un riconoscimento che di per sé non vale niente, però è un riconoscimento veramente sentito a due persone che nell'ultimo anno hanno dato una disponibilità totale e costante alla comunità di San Giorgio, e sono il dottor Stefano Ponte e il dottor Massimo Sperati. Allora, lo scorso anno a giugno/luglio abbiamo saputo che il nostro dottore andava in pensione. Il dottore che l'avrebbe dovuto sostituire non aveva voglia o intenzione di tenere aperto l'ambulatorio a San Giorgio. Abbiamo avuto alcuni giorni di sconforto, lo ammetto, anche perché San Giorgio ha una popolazione prevalentemente anziana, e quindi doversi spostare a Corte Miglia, anche se non dista tantissimi chilometri, però per uno che ha 80 anni magari è un peso, è una difficoltà. Poi grazie anche al dottor Panico, responsabile dell'ARSL, che non è potuto essere tra noi oggi, però non mi stancherò mai, non lo dimenticherò mai, mi ha dato la disponibilità di interessarsi, così ha fatto, e è riuscito a trovare il dottor Ponte, che ha dato la propria disponibilità a tenere aperto l'ambulatorio, con difficoltà anche, perché lui ha un ambulatorio ad Alba, con difficoltà a tenere aperto l'ambulatorio di San Giorgio. Questo è un servizio encomiabile, che non ha, cioè noi diamo una targa che non conta niente, però è un
a livello simbolico per noi significa veramente tanto. Grazie. Perché questi paesi, la regione con estrema soddisfazione, scusate, con estrema soddisfazione ho sentito e ho letto che in questi ultimi giorni ha intenzione di supportare nuove residenze all'interno dei territori montani. Però non basta, ci vogliono i servizi, perché io posso dire ad una coppia che magari gli piace, ok, veniamo ad abitare a San Giorgio Roccavarano in un paese montano, tutto va bene, però dobbiamo saper garantire i servizi. Qualora abbiano dei figli, io da sindaco devo sapergli garantire un trasporto scolastico adeguato, devo poter garantire un'assistenza agli anziani, un minimo di assistenza adeguata. E la disponibilità che ha dato il dottor Ponte e il dottor Massimo Sperati, che già da prima ha dato la disponibilità, Massimo, prego, è tanto bravo quanto timido. Cioè, Massimo arriva da Roccavarano, alla farmacia Roccavarano, e viene una volta alla settimana ad aprire un dispensario farmaceutico qua a San Giorgio. E questo non solo, consegna a domicilio i farmaci qualora necessario anche alle abitazioni sperse sul territorio di San Giorgio. Cioè, è un servizio. Cioè, queste sono le persone che valgono. Quindi noi come comune abbiamo. Arianna viene a dare una mano al vice sindaco, il nostro assessore Arianna Balocco. Consegniamo le targhe, il rappresentante del Parlamento e il rappresentante della regione, consegnate con noi due piccoli riconoscimenti a due personaggi che forse fanno un qualcosa perché questi territori continuino a vivere, e questo è una cosa indispensabile. Grazie. Marco, magari metti. Sì, ma. Arianna, stai più vicino, anche lui. Tra l'altro. Grazie mille. Tra l'altro, in un periodo, in un anno di difficoltà, soprattutto dal punto di vista sanitario, e mi sento in dovere di ringraziare in modo superiore il dottore, che quando è stato necessario ha dato dimostrazione di professionalità e di umanità nei confronti dei nostri concittadini, risolvendo dei problemi. Non sto scendendo nei particolari, però ha dato dimostrazione di grande professionalità e grande umanità. Grazie, troppo buono. Grazie mille. Grazie Stefano. Grazie mille, grazie a voi, grazie a voi. E grazie Massimo. Sì. Adesso, allora, partiremo con la premiazione. Ho elencato. Ho elencato le personalità presenti qua. Questa mattina era presente il vicepresidente regionale Fabio Carosso, qua con l'amico e collega sindaco di Castino Paroldo. Abbiamo un attimino fatto un po' il punto della situazione, su quali sono le difficoltà maggiori qua sul territorio. Paolo, come presidente della provincia, ti facciamo a nome dei sindaci della zona un appello.
Noi abbiamo una problematica a livello agricolo che da problematica rischia di diventare un flagello. È la presenza ormai intollerabile di ungulati, cinghiali e soprattutto caprioli. Allora, hai fatto un qualcosina su un prelievo straordinario, io te l'ho detto in una videoconferenza interrotta da un nubifragio, tra l'altro con grandine. Paolo, qua la maggior parte sono agricoltori, serve, l'avevo detto allora, serve più coraggio. Qua prima che diventi un flagello bisogna intervenire. Bisogna intervenire in modo più deciso, in modo... Io ti anticipo che l'Unione Montana in un ordine del giorno ha deliberato l'apertura di un tavolo straordinario a cui sarete invitati come provincia, saranno invitate le associazioni agricole e la regione. Bisogna ormai intervenire con più coraggio, ci vuole più coraggio per affrontare questo problema. È una necessità che il territorio chiede, ma non si può tergiversare oltre. Bisogna veramente intervenire, vero Enrico? Bisogna, io quale vicepresidente dell'Unione Montana ti preannuncio che, cioè, noi non abbiamo voluto fare casino, uscire sui giornali, fare delle, però ci vuole coraggio, dobbiamo intervenire in modo massiccio. Tu sei una brava persona, sei un bravo amministratore, sindaco, non importa, però bisogna dare la possibilità di sparare e dobbiamo muoverci tutti per dare la disponibilità di sparare o comunque di intervenire. Questo dobbiamo fare. A parte questa piccola parentesi, volevo lasciare la parola a tutti per un piccolo saluto e poi andiamo avanti con la premiazione. Onorevole Giacone. Parto io. Grazie sindaco. Beh, il fatto che, come tu hai spiegato bene, ci sono tutti i livelli istituzionali a San Giorgio Scarampi vuol dire che probabilmente a San Giorgio Scarampi in questi anni si è fatto qualcosa di importante, perché mi pare che siamo arrivati alla 20ª edizione sostanzialmente della fiera e credo che chi ha avuto l'intuizione di iniziare questa storia 20 anni fa vada assolutamente ringraziato e bisogna fargli i complimenti, su questo non c'è dubbio. Mi piace quando sono libero dai impegni romani, perché io torno sempre, come dire, nei weekend nel mio cortile di Castiglione d'Asti, girare per i paesi, girare per i comuni, perché al netto del fatto della premiazione, della manifestazione, della sfilata, credo che la cosa più importante sia sentire quelli che sono i problemi del territorio e ascoltare, perché questa è la cosa che fa imparare di più a un amministratore. Per cui oggi col sindaco e con gli altri ci siamo interloquiti, abbiamo ragionato su alcuni problemi, ho preso nota di alcune cose, magari non riuscirò a risolverle, ma ci proverò. E estendo il ringraziamento a tutti gli allevatori, a tutte le persone che lavorano sul territorio per tenere veramente vivi questi paesi che sono un po' il fulcro dell'astigiano e dell'astigianità. Grazie. Grazie a te. Passo la parola a Marco Protopapa, che è una persona di poche parole, però quando abbiamo avuto modo di confrontarci è una persona che va subito al dunque e che riesce ad affrontare in modo obiettivo i problemi del territorio. Sì, grazie. Ma io direi che tanto in ogni caso lo spirito di poter fare certe cose, come dice il sindaco, nascono da questi momenti, quando ci sono delle persone che dopo ore e ore sono ancora qua intorno a un tavolo ad ascoltare, ma soprattutto fare comunità. Ecco, la vostra comunità è quella che ci dà la forza. È logico che siete in balia di tante problematiche, come giustamente si diceva, è vero, le iniziative della regione cercano di essere propositive, si sta parlando appunto di implementare, di invogliare la gente a venire nei nostri territori, ma non possiamo pretendere che questi possano trovare il giusto habitat se a monte non ci sono certi tipi di servizi. Io spero molto nelle aree interne, spero molto in queste iniziative dove abbiamo delle importanti risorse. Rimanendo un po' più sul terra terra, sul motivo dell'iniziativa di oggi, di questo 20esimo momento di rassegna,
undicesimo, mi pare dire, di nazionale, e quindi di conseguenza vuol dire che appunto San Giorgio ha acquisito il diritto di essere un punto di riferimento di questo tipo di iniziative nei nostri territori alessandrini e astigiani soprattutto. Cosa dire? Noi abbiamo veramente dei problemi in atto, ne parlavate prima, non voglio entrare nel merito, ma stiamo parlando dei discorsi, quando anzi prima di arrivare sono stato fermato da una persona che mi ha parlato naturalmente di problema di fauna selvatica. Vedete, dobbiamo prendere in mano la situazione però con una certa obiettività. Ormai il mondo venatorio è ormai in cambiamento totale, stiamo veramente affrontando quello che poi la carta è la carta d'identità anagrafica ci dice, che cacciatori ce ne sono sempre meno e soprattutto ci vogliono persone che facciano questi servizi. Ad esempio noi parliamo di contenimenti, parliamo di selezione, quindi momenti dove non si chiama caccia ma si parla di un momento dove si dovrebbe appunto seguire e cercare di risolvere e ridurre questo numero di ungulati. Naturalmente bisogna avere una buona volontà, bisogna invitare appunto tutti gli enti a partire dalla regione, la provincia, ma non dimentichiamoci gli ATC, che facciano il loro dovere e soprattutto cercare di far capire a chi è contrario alla caccia o comunque a questo servizio che oggi siamo in emergenza. Venerdì saremo a Roma, andremo a parlare all'ISPRA, che è quell'istituto che naturalmente ci mette molte volte i paletti per non fare certe cose, cercheremo di spiegare che appunto l'emergenza non ha assolutamente necessità di ostacoli, bisogna avere l'opportunità di andare oltre, poi piuttosto ritorneremo a come prima, ma oggi bisogna andare oltre, se no voi non ce la farete più ed è giusto che vi lamentiate e quando trovate l'assessore per strada possiate dire qualcosa in più di un saluto normale. Grazie. Grazie Marco. Adesso lascio la parola a Paolo, sindaco di Valfenera, prima che presidente della provincia, quindi comprende benissimo i problemi dei comuni perché li vive lui in prima persona quotidianamente. A te Paolo. Il discorso selvaggina, guarda, gli uffici devi tirargli le orecchie e intervenire tu in prima persona. Ecco, faccio notare che quando c'è da lavorare si pensa innanzitutto alle province e Marco mi ha fatto un appello chiaramente condivisibilissimo, perché, ma lo dico in positivo, perché mi sono appassionato come da sindaco per il mio comune, da presidente per questa bellissima provincia che ha un grandissimo potenziale innanzitutto nelle energie, nelle intelligenze delle sue persone, i suoi abitanti, chi la lavora, chi l'ha costruita, chi la manda avanti, oltre ai monumenti, il patrimonio paesaggistico, ma anche dei grandi problemi. Dei problemi che per chi li vive sulla propria pelle sono fondamentali. Io non ripeto quello che ha detto l'assessore Protopapa, che ha più competenza di me, competenza in termini amministrativi, perché la competenza regionale, ma anche perché quotidianamente si occupa di questo con grande attenzione. Siamo vincolati a dei paletti superiori e quindi mi limito a fare l'augurio che martedì appunto nell'incontro con l'ISPRA si ottenga la possibilità di abbattere più capi. Sui cinghiali c'è un problema diverso, un problema che è risolvibile per usare l'espressione di un vostro concittadino, ecco, cito l'ex assessore all'agricoltura Sizia, qui o il piombo fa la sua parte, o i cacciatori e gli agricoltori si attrezzano per abbattere i capi o non raccontiamoci delle storie, il problema non lo risolviamo. Sui caprioli c'è un problema ulteriore, cinghiale è già un problema enorme, sui caprioli ulteriore perché ci sono dei vincoli maggiori, ci sono dei numeri molto risicati di abbattimento e oltre quelli se l'ISPRA non lo consente non possiamo andare. Ma non la faccio lunga, anche se questo è un problema che merita le attenzioni che stiamo dedicando tutti insieme, io sono contento di essere qui per la prima volta, perché a Valfenera la fiera bovina è la stessa domenica di quella di San Giorgio, tranne rarissime volte come oggi, perché agosto quest'anno è 5 domeniche, quindi siete tutti invitati a Valfenera la prossima domenica. Sono contento di poter portare però il saluto da presidente della provincia, una provincia che ha creduto nei decenni passati tantissimo nella zootecnia. In provincia di Asti c'erano 70-80 fiere bovine, oggi i superstiti sono pochissimi e quindi vorrei veramente esprimere innanzitutto agli allevatori il merito di portare avanti per 365 giorni all'anno un lavoro duro
che in certi periodi è poco redditizio. Oggi stiamo vivendo fasi per la zootecnia molto difficile. Complimenti a tutti i volontari che contribuiscono all'amministrazione comunale. Dobbiamo far capire quanto è buona la carne di razza bovina piemontese, perché non è uguale mangiare una qualunque carne rossa comprata al discount rispetto, come diceva anche Marco prima, alla bovina piemontese. Lavoriamo sulla cultura di un consumo consapevole di carne di alta qualità, e così diamo un ritorno ai nostri allevatori, che sono il futuro di questo territorio. Abbiamo un gran parlare noi politici, ma è un vizio anche dei giornalisti, di turismo. Se noi non facciamo vivere i territori dando i servizi, non facciamo trovare dei territori vivi con una cultura che è cultura contadina, la cultura dell'astigiano e la cultura di questa Valle Bormida, è impossibile anche essere attrattivi per i turisti e per nuovi residenti. Grazie a tutti voi, buona fiera, buona festa. Bravo. Grazie Paolo. Adesso Mariangela, a te tocca un saluto. Buon compleanno a questa rassegna, 20 anni è una data molto molto importante. Su 20 anni io penso di essere stata presente 18, una volta proprio non potevo perché ero all'estero di là dell'oceano, e Marco mi ha detto: ti, ma i VTCP qui non in Argentina, no? certo, io ringrazio Marco per le belle parole dette nei miei confronti. So che parlava a me per lanciare un messaggio al nuovo assessore regionale, che l'ha recepito in toto. Grazie a tutti voi, è stato bello arrivare qui, essere riconosciuta, essere abbracciata da tantissimi di voi. Grazie, a presto, al prossimo anno. Perché te lo meriti, obiettivamente. Un saluto anche da parte di Angelica, che è consigliere provinciale di Canelli, è la nostra consigliere più vicina. La Val Bormida è quasi sempre dimenticata, no? Quando si... contiamo poco o niente perché siamo pochi abitanti, quindi la nostra consigliere più vicina è Angelica, noi ci appoggiamo un po' a lei. Grazie Marco, io mi unisco ai ringraziamenti che ha già fatto il presidente Lanfranco e chi ha... da parte di chi mi ha preceduta. Io ho questa fortuna, magari rispetto ad altri che vivono in zone più distanti, essendo di Canelli ho l'incarico di rappresentare San Giorgio Scarampi insieme agli altri comuni della Langa Astigiana Val Bormida in provincia d'Asti, e mi auguro di fare il mio meglio. C'è un'ottima collaborazione col sindaco di San Giorgio, ma con tutti gli altri sindaci della zona, e quindi voglio solo aggiungere un ringraziamento speciale anche ai tuoi uffici comunali, perché lavorano instancabilmente per la realizzazione di queste manifestazioni, e ai tuoi consiglieri, in maniera particolare Arianna, che è un riferimento importantissimo per il territorio. Grazie Angelica. Gianfranco Torrelli, in rappresentanza della Coldiretti. Ho già detto quasi tutto io parlo sempre a favore degli agricoltori, quindi... Grazie Marco, grazie. Grazie per l'invito, per me è sempre un piacere. Con Marco ho condiviso 10 anni insieme in giunta in comunità montana quando era ancora suoro Caverano, per cui per me è sempre un piacere venire qui. Oggi rappresento la Coldiretti di Asti, porto i saluti del presidente Marco, che oggi aveva un impegno di famiglia. E che dire, i discorsi delle problematiche dell'agricoltura sono già stati quasi tutti affrontati. Questa è una bella giornata, anche perché è un bel segnale per un altro problema che non riguardava solo l'agricoltura ma riguardava tutti noi, ed è questa maledetta pandemia di Covid-19 che speriamo ci stiamo lasciando alle spalle. La forza e il coraggio di organizzare queste manifestazioni sono anche un segnale per uscire da questo momento. La pandemia ha portato un momento duro e difficile di vita quotidiana, ma anche nell'ambito del lavoro agricolo ha portato delle conseguenze. Noi oggi parliamo di carni, il prezzo delle carni paradossalmente sono diminuiti perché sono aumentate le richieste, ma solo nella grande distribuzione, che poi si è rivolta ad approvvigionamenti verso l'estero. Quindi una pandemia che ci ha segnato in tutti i modi, queste feste sono: uno, il modo di dire stiamo uscendo da questa crisi; due,
c'è un altro modello di agricoltura, ed è il modello che Marco sta portando avanti, di un'agricoltura di qualità che non guarda solo a una certa distribuzione, ma guarda all'eccellenza, quell'eccellenza che si rivolge a questi produttori, e vedo in sala tanti macellai e amici macellai che si rivolgono a questi produttori per avere sempre il top della qualità e quindi realizzare quell'economia diversa che in realtà è la base dell'economia che porterà avanti questi territori. Grazie Marco per il tuo impegno e grazie agli allevatori che sono i protagonisti. Hai detto bene, grazie soprattutto agli allevatori. Enrico, un saluto ancora da parte tua, Enrico Paroldo, sindaco di Castino, gran amico anche perché la moglie è di San Giorgio, quindi con il quale condividiamo difficoltà e anche momenti di soddisfazione. Grazie Marco, tu come collega sei un sindaco da ammirare, dovrebbero far tutti come te. Stamattina abbiamo parlato con Fabio Carosso per la problematica degli ululati, che tanto io come Marco ci teniamo molto a queste cose. Qualche mese fa abbiamo parlato con l'assessore Protopapa a Corte Emilia e si era deciso, come forse tu sai, in 5-6 comuni, perché voglio dirlo, perché la gente deve saperle, che noi sindaci quando mettiamo una firma non sappiamo cosa andiamo incontro. Ecco, questo voglio dire. Abbiamo deciso in 6 comuni di fare un'ordinanza in accordo con la provincia e la prefettura di fare battute dei cinghiali, visto che la provincia di Asti è molto più avanti che il Cuneese. Questo lo devo dire perché è vero. Fatto questa ordinanza, al lunedì, al mercoledì mi arriva un ricorso dal TAR. Subito mi sono incavolato, sono andato su di giri, poi è passato il momento perché entro 8 ore dovevo fare una relazione scritta. Nell'8 ore ho fatto la relazione scritta, non mi sono appellato come parte civile, ho lasciato che la cosa andata avanti. Cosa ho fatto? Non ho annullato l'ordinanza, ho detto al caposquadra di non fare la battuta perché il 2 giugno era festa, se succedeva qualcosa sappiamo come andava a finire, ci dava di mezzo il sindaco. Io direi anche l'assessore, se va a Roma, le associazioni, è un'associazione di Rimini che ha scritto al TAR, riconosciuta dallo Stato, oneri a carico dello Stato, ma io non ce l'ho con l'associazione, non c'ho niente con l'associazione, però con tutte queste associazioni che abbiamo, ma io parlo anche per i contadini, per l'agricoltura dell'Alta Langa, ci affossano queste associazioni, ma abbiamo più associazioni che coltivatori. Scusate, però io sono uno che dico cosa penso, non sono uno che mi studio le cose, le dico sul momento, le dico cosa penso. Comunque l'Alta Langa è da ammirare, e sta gente che coltiva nell'Alta Langa sono tutti da premiare. Io lo dico anche a Mariangela, è una vita che ci conosciamo, ha fatto tanto per noi, mi rivolgo a Protopapa, alla provincia di Asti, a tutti, che facciano di tutto per noi. Perché purtroppo, lo sappiamo, la pianura la lavora con le macchine, invece qua si lavora a fatica e con le braccia. Scusate, io ripeto, io dico cosa penso, non sono un oratore. Grazie, buona giornata. Bravo, bravo Enrico. È proprio un appello che lanciamo alle istituzioni. Bisogna anteporre a certi interessi strani, e non nascondiamoci dietro una foglia di fico, ci sono, anteponiamo a quegli interessi gli interessi di chi si alza la mattina alle 5 e lavora fino a tarda sera. Quelle sono le persone da difendere, difendiamoli, così quando non saremo più sindaco, non saremo più onorevole, non saremo più assessore, però avremo la coscienza pulita. Allora partiamo con le premiazioni. Volevo ringraziare la troupe di videoservizi che ci ha supportato in questa nostra giornata. Allora, prima categoria, manzette di allevamento di razza piemontese iscritta al libro genealogico di età compresa tra i 6 e i 17 mesi. Quarto premio, 40 euro più coppa, signor Bodritto Sandro di Vesime. Bravo Sandro! Consegna il premio l'onorevole Giacone. Memoria,
Molto bene. Terzo premio, 40 euro in denaro più coppa, offerti entrambi dal comune di San Giorgio Scarampi alla signora Pistarino Daniela di San Giorgio Scarampi. Consegna il premio il presidente della provincia Paolo Lanfranco. Secondo premio, 60 euro in denaro più la coppa, offerti dal comune di San Giorgio Scarampi, se la giudica l'allevatore Bogliolo Guglielmo di San Giorgio Scarampi. Tra l'altro è il papà dell'ultimo nato di San Giorgio Scarampi, quindi con soddisfazione, con triplice soddisfazione. Poi oltretutto oggi è arrivato a casa da portare a casa i capi di bestiame, c'era una mucca che doveva partorire e lui ha mangiato qualcosina adesso un quarto d'ora fa. Sì, non patisci però. Quindi ecco, questa è la dimostrazione della vita di chi alleva nei nostri posti. Non esiste Natale, non esiste Capodanno, non esiste Pasqua, non esistono ferie. Oggi era un giorno di festa per San Giorgio, Guglielmo ha partecipato, è arrivato a casa da portare a casa i capi. È una mucca che aveva al pascolo, perché noi principalmente si alleva anche si pratica l'allevamento semibrato, si è accorto che una mucca doveva partorire, ha assistito il parto ed è arrivato purtroppo alle 4, ha mangiato qualcosa. Questa è la vita degli allevatori. Ci sta. Lui, tra l'altro, figlio, nipote, pronipote di una famiglia di grandi allevatori di San Giorgio. Bravo Guglielmo, consegna il premio l'assessore Protopapa. Bravo. Grazie. Ma finisce la vacca, fai tanto? Sì, tutto bene. No, è andato tutto bene, è andato un vitellino, tutto a posto. È andato tutto per il meglio, dai. Allora, primo premio, 80 euro in denaro più coppa, se la giudica Minetti Lucia di Roccaverano. Consegna il premio Mariangela Cotto. Non so se ve ne siete accorti, ma questa è una fiera di territorio, non di San Giorgio, perché ci sono allevatori di San Giorgio, di Roccaverano, di Vesime, di Monastero, ci sono allevatori della Langa Astigiana. È una fiera di territorio, questa è la nostra principale soddisfazione. Passiamo all'altra categoria, manzette d'allevamento di razza piemontese, scritta al libro genealogico, di età compresa tra i 18 e i 27 mesi. Terzo premio, 60 euro in denaro più coppa, se la giudica Bodrito Sandro di Vesime. Consegna il premio il sindaco di Castino, Paroldo. Bravo Sandro, stasera la bella cattura. Bravo Sandro. Secondo premio, 80 euro in denaro più coppa, se la giudica Minetti Lucia di Roccaverano. Consegna il premio Torelli, vicepresidente della Coldiretti. Primo premio, 100 euro in denaro più coppa, offerti al comune di San Giorgio Scarampi, se la giudica il signor Bogliolo Guglielmo di San Giorgio Scarampi. Consegna il premio Angelica Corino. Poi dopo lo facciamo. Allora, altra categoria, vacche di razza piemontese iscritta al libro genealogico che hanno partorito per la prima volta nell'anno 2013,
Terzo premio, 50 euro in denaro più coppa, se lo aggiudica Rizzoglio Pinuccia di Monastero Bormida. Consegna il premio Mariangela Cotto in rappresentanza del comune di Asti. Secondo premio, 100 euro in denaro più coppa offerte al comune di San Scarampi, se la giudica Zunino Marco di Roccaverano. Consegna il premio l'onorevole Andrea Giacone. Allora, il primo premio, che sono 150 euro di denaro offerti al comune di San Giorgio Scarampi, più un trofeo messo in palio sempre dal comune di San Giorgio Scarampi in collaborazione con la famiglia D'Agelle, noi lo dedichiamo in memoria di un allevatore purtroppo mancato prematuramente, giovane, un ragazzo che ha contribuito con noi alla nascita e alla crescita della rassegna di San Giorgio Scarampi, che noi non dimentichiamo, è Pier Giuseppe D'Agelle, quindi chiamerei qua il figlio. Il papà è stato con noi l'artefice, il promotore di questa festa. Purtroppo se n'è andato in modo improvviso e prematuro, però rimane sempre con noi. Tutti gli anni vogliamo dedicargli un ricordo che rimane nella casa di un allevatore. Non ce n'è bisogno, perché il ricordo è indelebile anche senza il trofeo, però è un modo per ricordarlo in questa giornata. Quindi questo trofeo se lo aggiudica il signor Bugliolo Guglielmo di San Giorgio Scarampi. A consegnarlo è proprio Carlo, figlio di Pier Giuseppe. Allora, adesso passiamo a premiare le vacche di razza piemontese iscritte al libro genealogico che hanno partorito più volte. Terzo premio, 50 euro in denaro più coppa, al signor Del Prato Roberto di San Giorgio Scarampi. Consegna il premio Angelica Corino, così contento. Secondo premio, 80 euro in denaro più trofeo, messo in palio da Piero Serra, azienda vivaistica di Vesime / San Giorgio Scarampi in grande maiuscolo, no, all'azienda Cavallo tra Vesime e San Giorgio Scarampi, per quello che dico così. Se la giudica Pistarino Daniela di San Giorgio Scarampi. Consegna il premio il presidente della provincia Paolo Ranfranco. Sempre consegnato. Ah sì, non ci ho fatto caso. Guardate anche lui. Primo premio, 100 euro in denaro più trofeo, messo in palio dallo studio tecnico ingegner Guglieri, se lo aggiudica Del Prato Roberto di San Giorgio Scarampi.
Consegna il premio l'assessore Protopapa. Foto. Camera. Allora passiamo ai vitelli castrati di razza piemontese di età compresa tra i 6 e i 17 mesi. Terzo premio, 40 euro in denaro più coppa, messa in palio dall'impresa Edile Balocco. Se la giudica Rizzoglio Pinuccia di Monastero Bormida. Arriva il papà Arturo. Premia Mariangela Cotto. Secondo premio, 60 euro in denaro più coppa, se la giudica Bogliolo Guglielmo di San Giorgio Scarampi. Vieni col piccolino, dai, con l'ultimo nato. Il tesoro di famiglia. Il principe di San Giorgio. Può venire anche la mamma, eh. Tutto lo scende per San Giorgio. Allora, consegna il premio Angelica Corino. Brava. Allora, primo premio, 80 euro in denaro più coppa, messa in palio al comune di San Giorgio Scarampi. Se lo giudica Diego Lecchio di Vesime. Consegna il premio il consigliere Marco Gallo. Marco Gallo, responsabile delle manifestazioni del comune di San Giorgio Scarampi. Marco, un applauso. Ecco, avrei piacere che Marco dicesse qualcosa, quale responsabile un po' da, lui è timido, però è uno che ci mette sempre del suo. Bene, grazie mille. Scusate la mia maleducazione, ma dico solo due parole che poi è un'emergenza. Beh, oggi è sempre bello essere qua ed è importante portare avanti queste feste tradizionali, purtroppo è molto difficile. Siamo sempre meno, ma per il territorio si cerca di fare per il paese il più possibile. Speriamo di continuare a riuscire a fare qualcosa. Hanno già parlato tutti bene. La mia osservazione è che a parole sono tutti buoni, ma i fatti e le cose vanno a feie presto e veloci. Perché qui gli animali fra un po' ci entrano in casa, non solo di quattro gambe, ma anche di due gambe. Quindi non tante balle, non tanta burocrazia in Italia, ma sbrighiamoci a fare le cose in modo rapido, sennò qui veramente facciamo il Far West. E niente, i complimenti vanno a tutte le persone di San Giorgio che come sempre ci mettono l'impegno, la voglia, il tempo, perché il tempo manca per tutti. Tutti viviamo in una società che va ai 200 all'ora e che dobbiamo lavorare per resistere al sistema, perché se non lavoriamo i soldi non piovono dal cielo. C'è qualcuno che li prende perché qualche intelligente a Roma gli ha dato il reddito di cittadinanza. E quando uno Stato viene a dare i soldi ai pelandroni, beh, io mi faccio due domande, non so voi che siete lavoratori, ma a parte questo, resistiamo a tutto questo. Concludo ricordando purtroppo un caro amico che ci ha lasciato in modo molto triste e molto tragico proprio un anno fa. Un anno fa, l'ultima volta che gli ho parlato, è stato qua, su questa piazza. E sapere che è già passato un anno che ci ha lasciato a noi veramente sembra solo ieri. E sebbene dicono che il tempo guarisce tutte le ferite, quando penso a questa è ancora molto profonda in noi. E sto parlando del nostro caro amico Mirko, che noi amici e conoscenti chiamavamo col nome di Rasè, perché Rasè a questa manifestazione penso è sempre stato presente. Era qua e portava la sua allegria, il suo umorismo, e noi spesso e volentieri l'abbiamo anche preso in giro. Aveva i suoi difetti, come ho io, come abbiamo tutti noi, ma Mirko Rasè va ricordato. E io lo ricordo personalmente per quello che mi ha insegnato. Mirko Rasè mi ha insegnato una cosa:
che spesso e volentieri per divertirsi non bisogna fare grandi cose, non bisogna andare in grandi posti, ma basta trovarsi in 4-5 amici intorno a un tavolo a mangiare, bere e a cantare, come facevano i nostri vecchi. Ma noi oggi spesso e volentieri ce lo dimentichiamo. Beh, ricordiamolo per questo il nostro caro amico Rosè. Grazie a tutti. Bravo Marco, grazie. Effettivamente io la prima volta che ho conosciuto sto ragazzo è quando ad una festa, ad una fiera, non mi ricordo più l'anno sinceramente, comunque era un animale, si era slegato ed era scappato e sto Mirko insieme, l'animale era di Pier Giuseppe D'Agelle che è venuto a mancare prematuramente, sto Mirko era un ragazzo di 16-17 anni e si è fatto in quattro in mezzo ai rovi per aiutare tutti noi a recuperare questo animale. L'ho conosciuto in quel momento lì perché è venuto ad abitare qua da fuori e quindi un ricordo da parte nostra è più che mai doveroso. Un applauso. Oltretutto è mancato proprio il 24 agosto, santo patrono di San Giorgio Scarampi, quindi un ricordo particolare da parte nostra. Passiamo alla categoria Torrelli del Macello, terzo premio, 40 euro in denaro più coppa a Bogliolo Guglielmo di San Giorgio Scarampi, no più Gualdrappa, scusatemi mi sono sbagliato, Bogliolo Guglielmo di San Giorgio Scarampi, può venire anche Giacomo, Giacomo è un mio consigliere, già assessore, è uno di quelli che sopportano le pazzie mie del mio vice sindaco da 20 anni, quindi grazie Giacomo per la tua pazienza, per la tua disponibilità, per la tua collaborazione, per i tuoi consigli. Sto toro l'hai già venduto a qualche macellaio, vuoi menzionarlo? Ho venduto un macellaio di Sant'Angelo Rudiciano e lo macellerà fra 15 giorni. Perfetto, Pavia quindi i nostri capi, quasi, la maggior parte vanno fuori provincia se non fuori regione. Consegna la Gualdrappa, Mariangela Cotto. Bello. Bravo. Secondo premio. 60 euro in denaro più Gualdrappa sempre, messa in palio dal comune, se la giudica Minetti Lucia di Roccaverano. Consegnano il premio la consigliera provinciale Corino e Torelli. Questo Torello l'hai già venduto Lucia, questo Torello? No, ancora. Non ancora, quindi... Primo premio 80 euro in denaro più Gualdrappa messa in palio dal comune di San Giorgio Scarampi, se la giudica Del Prato Roberto di San Giorgio Scarampi, l'assessore protopapa. Hai venduto tu hai Costa Natalino di Ponzone, perfetto, in provincia di Alessandria, a Cima Ferro, sì. Lì a Bosso. Allora, vitelle grasse di razza piemontese, terzo premio 50 euro in denaro più Gualdrappa, se la giudicano Bogliolo Guglielmo di San Giorgio Scarampi. E beh, ha portato tanti capi, per quello che riceve tanti premi. Consegna l'onorevole Giacone. Bravo. Secondo premio 50 euro in denaro più Gualdrappa, Minetti Lucia di Roccaverano. Paolo Lanfranco. Venduto, ma per poco. Venduta, eh? Non ancora. In attesa di giudizio.
Primo premio del Prato Roberto di San Giorgio Scarampi. Consegna all'assessore Protopapa. Per cambiare un po' al soggetto. L'hai venduta, sì? Sempre gli stessi macellai? Sempre a Costa Natalino. Allora, Vitelli Svezzati, terzo premio, coppa, più 50 euro in denaro, Rizzoglio Pinuccia di Monastero Bormida. Consegna Maria Angela Cotto. Adesso una sera vediamo una volta come dobbiamo farlo. Perché dobbiamo un attimino fare una chiacchierata che non guasta mai, non facciamo mai. Sono d'accordo. Prima che poi ci scambiamo due parole. Secondo premio, se la giudica, Rizzoglio Arturo di Monastero Bormida. Torelli, dai. No, sono svezzati, sono piccolini, non si vendono ancora. Il primo premio invece se li aggiudica Bodrito Sandro di Vesime. Bravo Sandro. Sono qua con allora consegna l'assessore regionale. Magari passo dopo, grazie. Grazie. Allora, adesso praticamente è una categoria che abbiamo istituito da poco, praticamente sono i vitelli di razza piemontese dal manto formentino, perché alcuni decenni fa la razza piemontese era una razza meno indicata per la produzione di carne, però più vocata per il lavoro, perché i buoi, i manzi, anche le mucche venivano utilizzate nel lavoro dei campi e delle vigne, ecco, e per la produzione di latte. Aveva una triplice vocazione: carne, latte, lavoro. E ormai si è persa, perché si è andata a premiare la vocazione, l'attitudine per la produzione di carne. Il lavoro non serve più perché è stato soppiantato dalla meccanizzazione, però ci sono ancora alcuni capi che sono rimasti nelle nostre stalle dal manto formentino. Infatti, se notate, ci sono alcuni ristoranti che si chiamano il Berus, il bue rosso, perché questo manto dava sul rossiccio, il colore del grano. Quindi abbiamo deciso di andare a individuare alcuni capi che riprendono ancora le caratteristiche dell'originaria razza piemontese. Quindi quest'anno abbiamo i due capi che rispondono più a quelle caratteristiche, sono di due aziende agricole. Il secondo abbiamo dato due riconoscimenti. Il secondo riconoscimento è stato dato all'azienda agricola Pistarino Daniela di San Giorgio Scarampi. Consegna il premio Paolo Ranfranco, che è uno, l'ho fatto apposta stavolta. Come donne premia lui, Paolo. No, il fatto è che è sempre la stessa. È lì che casca un po'. Attenzione sulle donne. E l'altro è Rizzoglio Pinuccia di Monastero Bormida, un bel capo veramente, che risponde alle caratteristiche della vecchia nostra razza piemontese, e questa volta premia Angelica Corino. Adesso passiamo al clou. Al clou della nostra manifestazione, a premiare i manzi e i buoi. Per quanto riguarda i manzi grassi della coscia di razza piemontese, terzo premio, euro 50 più gualdrappa, messa in palio
dalla ditta Balocco di San Giorgio Scarampi. Se la giudica Bogliolo Guglielmo di San Giorgio Scarampi, terzo premio 50 euro più gualdrappa. Con il principe di San Giorgio, vero Mattia? Tu sei il principe di San Giorgio. Consegna l'assessore protopapa. Secondo euro e secondo premio euro 100 più gualdrappa. Gualdrappa messa in palio dal magazzino agricolo Dante Francesco di Castino. Se la giudica Bogliolo Guglielmo di San Giorgio Scarampi. No, mi sono sbagliato, eri prima. Sì, no, no, no. Rizzoglio Pinuccia di Monastero Bormida. Consegna Torelli. Primo premio 150 euro in denaro più gualdrappa messa in palio dallo studio tecnico Adorno di Cessole. Se la giudica Bogliolo Guglielmo di San Giorgio Scarampi. Consegna il premio al sindaco di Castino. Ecco qua. Ecco qua. Zio. Allora, passiamo alla categoria dei manzi grassi nostrani di razza piemontese. Terzo premio, 50 euro in denaro più gualdrappa. Messa in palio dall'impresa Grea di Loazzolo. Se la giudica Minetti Lucia di Roccaverano. Consegna Paolo. Cambiamo allevatrice. Guarda che espressione. Secondo premio, 100 euro in denaro, più gualdrappa sempre offerta dall'impresa Grea di Loazzolo, che invito qua a consegnare il premio, visto vedo che è lì presente. Remo, vieni pure. Remo. Se la giudica Pola Luigi di Vesime. Con Grea con Mariangela Cotto consegnano la gualdrappa. Che poi Pola Luigi, tra l'altro, incarna un personaggio tipico della nostra langa, il norcino. Praticamente lui è un bravo. Vediamo un po'. Tira fuori il sindaco. Luigi è un bravo accomodatore di maiale, cioè da noi si usa ancora in tante famiglie tenersi il maiale per uso proprio, e lui con l'ausilio di un suo amico fa dei salami spettacolari. Bravo Luigi. Presidente del gruppo Alpini di Vesime, oltretutto. Massa Crane. Primo premio 150 euro in denaro più gualdrappa. Minetti Lucia di Roccaverano, gualdrappa messa in palio dall'impresa Balocco di San Giorgio Scarampi. Pierino, vieni a consegnare a Lucia la gualdrappa. Vieni, vieni, non vergognarti. No, Pierino. Assessore Arianna premia poi dopo i buoi. Dai, l'assessore regionale adesso. Arianna,
Allora, adesso passiamo ai buoi grassi della coscia di razza piemontese, il miglior bue grasso, il miglior bue grasso della coscia di razza piemontese. Se lo giudica Zunino Marco di Roccaverano, 200 euro in denaro, più gualdrappa, più trofeo, messo in palio dall'impresa Crea di Lovazzolo. Consegnano l'onorevole Giaccone e Paolo Lanfranco, presidente della provincia. E mi sembra di aver capito che comunque sto bue se l'è già accapparato la macelleria, una chicca, ecco, una boutique della carne della Langa Astigiana. Giorgio Alemanni di Bubbio, che non è per fargli complimenti, però è la macelleria simbolo della Langa Astigiana, dove effettivamente si può andare ad acquistare esclusivamente carne proveniente dai migliori capi della Langa Astigiana. Lui non fa furbate strane, andare a comprare un capo in Langa Astigiana e poi andare a comprare delle mezzene o delle cosce o delle spalle da altre parti. Lui veramente vende carne proveniente esclusivamente dai migliori allevamenti della Langa Astigiana. Grazie Giorgio, perché tu fai sicuramente i tuoi interessi, però riesci, no. Giorgio fa coincidere gli interessi del territorio e i suoi, praticamente logicamente fa i suoi interessi, ma sono gli stessi degli allevatori qua dei paesi della Langa Astigiana. E i miei interessi, perché non ho la cappella, quindi come diceva Gianfranco prima, mi appoggio al suo discorso. È bello appoggiare queste manifestazioni, ma non perché così, perché è bello fare delle foto. Aiutiamo sti allevatori, perché è inutile che la pubblicità, la televisione vede sempre il pollo 2,99 euro, il maiale 1,99 euro, ma a cosa danno agli allevatori per vendere la carne in questo modo? Allora, diamo la possibilità a questi allevatori di non pagare troppe tasse, burocrazie inutili che non servono a niente. Dategli la possibilità di lavorare come si deve lavorare, ma loro sanno come lavorare, sono bravi. Un applauso a loro. Un applauso anche a te, perché fai parte della filiera. Ci deve essere l'allevatore, ci deve essere il macellatore e ci deve essere il consumatore intelligente. Mi aggancio a una cosa che ha detto lui prima. I buoi che vedete vendere, ma lo sapete tutti poi, alle grosse fiere, 10, 11, 12 euro al chilo, quando andate a comprarle, assicuratevi che siano quelle carni lì. Non lo sono. Bravo. È proprio questa manifestazione vuole proprio lanciare quel messaggio lì. Diffidiamo dalla carne a basso costo. La carne mangiamola solamente un paio di volte alla settimana, ma assicuriamoci che sia carne buona. È questo il messaggio che dobbiamo dare ai consumatori. Allora, premiamo i buoi grassi della coscia di razza piemontese, il capo migliore. Quindi l'andiamo a premiare con 200 euro in denaro, più una gualdrappa e più il trofeo. Gualdrappa e trofeo messi in palio da Serra Vivai di Vesime, barra San Giorgio Scarampi, alla signora Minetti Lucia di Roccaverano. Ando qua. Sì, la facciamo. Sì. Premiano Mariangela Cotto, Angelica Corrino.
un trio di donne al femminile. Allora, adesso volevo c'è un ultimo premio, il premio migliore, il gran premio, il vincitore della fiera di San Giorgio Scarampi. Volevo chiamare qua Marco Salvo, che la nostra è la 20ª edizione e lui per 20 anni ci ha supportato, sopportato ed aiutato. Grazie Marco, a nome dell'amministrazione di San Giorgio. Ringrazio per questa chiamata e in questo momento so di essere in mezzo a degli amici che mi hanno supportato quando effettuavo la professione di direttore dell'associazione allevatori, e poi dopo 8 anni di pensione ho continuato a venire perché mi trovo con amici e coi quali posso discutere di zootecnia in un periodo dove la televisione, eccetera, nei confronti dell'agricoltura ha poca attenzione se non per le filiere industriali. E quindi quando vengo in Langa e in particolar modo qui, dove conosco praticamente tutti gli allevatori della zona, mi trovo, vorrei dire, quasi meglio che a casa, perché a casa non ho bestie da allevare, e mi confronto con loro e li ringrazio per quanto loro danno a me. Grazie a tutti. Allora, adesso per andare a premiare il vincitore della nostra 20ª edizione, vorrei chiamare a fianco a me, in rappresentanza degli anziani di San Giorgio, Livio Emilia. Lo so che vi sembra che non sia molto anziana, però rappresenta un po' gli anziani di San Giorgio. Noi nei riguardi degli anziani abbiamo rispetto ed ammirazione. A premiare il vincitore della rassegna di San Giorgio vorrei che fossero l'onorevole Giaccone in rappresentanza del Parlamento, l'assessore Protopapa in rappresentanza della Regione, Paolo Lanfranco in rappresentanza della provincia, Emilia in rappresentanza di San Giorgio. Volevo ringraziare tutti gli allevatori, i camionisti, tutti i sangiorgesi che in base alle loro possibilità hanno collaborato alla riuscita della nostra manifestazione. In primis il vice sindaco, che dedica anima e corpo nell'organizzazione. La Coldiretti, che ci ha supportato anche perché ci ha dato una mano anche per quanto riguarda i premi. Ognuno, cioè, se è riuscita bene è un po' merito di tutto, ognuno in base alle proprie possibilità ha contribuito. Quindi un grazie veramente a tutti, arrivederci al prossimo anno e buon anno che sia migliore per tutti voi, soprattutto ricco di salute, di serenità e di amicizia. Perché noi siamo fondamentalmente, possiamo avere idee diverse, ma siamo fondamentalmente un gruppo di amici. Quindi il primo premio quest'anno se la giudica Pistarino Daniela di San Giorgio Scarampi, il gran premio. Livia? Miglia? Stringiti, Marco. Vai vicino. Ah, allora. Di poi che il foto generale fu Mafera, che ce l'aveva tu. Era mossa. Fatti vedere. Ah, sindaco. Va bene.
l'altro matto. Sì, sì, sì.